Attenzione, leggete tutti. Non tutti amano questi tipi di video, vi capisco benissimo. Questo videozzo infatti ha solo scopo informativo, tanto è vero che io stesso mi sono reso conto che è giusto giocare il gioco a pieno, godendoselo fino in fondo. Ma nonostante ciò ho fatto questo tutorial per coloro che possono avere problemi, difficoltà motorie, handicap e altri problemi. Grazie della comprensione. Non costringetemi a bloccarvi. Ehi ragazzoni, ciao a tutti, sono Omega e vi do il benvenuto ragazzi in questo video. Io spero veramente vivamente che abbiate ascoltato attentamente la intro, perché ragazzi io non incito a usare assolutamente questi trucchi. Anzi, ho un account mio personale che sono già a livello 25 con i miei Pokémon e con i miei progressi. Quindi non uso alcun tipo di mod, anzi faccio questi video informativi soltanto per farvi vedere, perché c'è molta gente che magari non può uscire di casa perché ha il gesso, perché ha sulla sedia a rotelle, o semplicemente perché abita in una zona troppo lontana, tipo la mia ragazza che abita in campagna e poverina non può giocare a Pokémon Go perché è dispersa nel nulla, non c'è Pokéstop, non ci sono Pokémon, non c'è praticamente nulla. Quindi ragazzi, questo video è informativo e vi invito a non abusarvene, a non usarle, perché così si toglie veramente tutto il gusto del gioco. Avevo già fatto un video, faccio vedere delle mod, e grazie ragazzi per il messaggio che mi avete insomma dato, anche perché come ho detto non ho più usato appunto la mod di poter andare in giro per il radar. Anzi, ultimamente sto uscendo di casa, sto registrando gameplay per portarveli e per appunto farvi vedere che non uso più queste mod su Pokémon Go. Però ragazzi, faccio questo video dimostrativo, ragazzi, soltanto dimostrativo e informativo, solo per le persone che non hanno la possibilità di uscire. E soprattutto ragazzi, come anche detto nella intro, chi critica, che dice che lo faccio per le visa, abbiamo perso ragazzi abbastanza tempo, io direi di iniziare con il tutorial. Quindi vedremo come poterci muovere su Pokémon Go senza muoverci di casa. Video solo illustrativo, non abusatene, non usatelo e giocate lealmente. Non mi assumo ragazzi neanche nessuna responsabilità di questo, perché potrebbero anche bannare. Però ragazzi, tranquilli, ora vi spiego tutto. Prima di installare Pokémon Go, quella insomma con un hack, vi devo dire semplicemente che non richiede jailbreak, non richiede niente, non richiede proprio nulla, soltanto fare questi semplici passi. Dovete aprire Safari e troverete il link che trovate qui nella descrizione, quindi tutapp.com, che dovete aprire, e dovete dirigervi in una delle tre schermate. Nella schermata, a me è la seconda schermata, quindi penso alla seconda, raga, dove trovate la mail e qualche scritta in cinese. Quindi ragazzi, questo è un sito cinese di app, tipo sarebbe un app store cinese dal Safari. Noi ci dobbiamo cliccare sopra e praticamente il nostro iPhone ci chiederà di installare questa applicazione. Noi ragazzi ovviamente facciamo installa e la installiamo. E ora ragazzi dovrebbe installare, infatti come vedete usciamo e c'è scritto attento. Una cosa soltanto ragazzi, questo ragazzi è un tutorial come detto informativo, mi raccomando, solo su iOS. Se questo video ragazzi raggiunge i 2000 like, 2000 dico, domani stesso ve lo prometto vi porto il tutorial su Android. Quindi ragazzi, aspetto i vostri mi piace. Mi raccomando, non mettete dislike, perché ragazzi, se il video non vi piace, non apritelo nemmeno. Cioè, non continuate a vederlo, semplicemente. Ok ragazzi, ci siamo. Abbiamo un altro App Store, diciamo. Ci dobbiamo entrare. Però ragazzi, prima di entrare, ci dice che dobbiamo abilitare lo sviluppatore interno. Quindi, semplicemente, generali. E poi ragazzi, generali, quindi impostazioni, generali. Ci recchiamo su profilo, qui profili. E dovete abilitare Matt Ajax LTD, che non è il cantante. Ok, facciamo autorizza. Dopo aver fatto autorizza, lui ci dice che verrà autorizzato su questo iPhone. Facciamo autorizza ancora. Perfetto ragazzi, ora che abbiamo autorizzato possiamo entrare nell'app. Quindi come vedete ci sono molte scritte in cinese. Qui facciamo ok, scorriamo verso destra fino ad arrivare a questa scritta rossa. Clicchiamo questa scritta rossa, qui facciamo X. E ok ragazzi, entrati nello store cinese, dovete cercare Pokémon Go. Poi dovete scrivere la versione 1.0.2, che è la versione attuale di questo, insomma, di questo gioco. Pokémon Go, ragazzi, questa versione è praticamente una, diciamo, applicazione che è incorporata con i trucchi. Quindi semplicemente, ragazzi, ora dobbiamo scaricarla. Quindi premiamo qui in basso a destra il bottone verde e aspettiamo che, insomma, si avvii il caricamento. Dice che Tutapp desidera installare l'applicazione cinese e installiamo. Come vedete, ragazzi, è stata già rilasciata la versione 1.03. Che 1.02 era vecchia, l'avevo già fatto. Dovete scaricare, dovete eliminare una cosa importante che non avevo detto: Pokémon Go, quello che avete scaricato originale dall'App Store, vabbè, in questo caso dall'App Store, poi domani vi farò vedere.
Comunque ragazzi, in descrizione troverete anche comunque tutti i passi, caso mai qualche cosa non ve la ricordate o il video non ve lo ricordate bene, trovate i passi. Quindi aspettiamo che Pokémon Go carichi ragazzi e vi faccio vedere subito come funziona, anche perché il tutto è molto semplice e sbrigativo. Ecco ragazzi, la nostra applicazione dice che si sta installando, ha quasi finito. Dopo aver scaricato l'applicazione cinese ragazzi e aver seguito i passaggi, ci entriamo dentro Pokémon Go. E anche qui ragazzi dice che lo sviluppatore non è autorizzato. Quindi stessa cosa, impostazioni, generali, profili, e dovete abilitare anche qui ragazzi Shenzhen, QI, insomma autorizziamo anche qui. Ultimo step ragazzi, dopo che abbiamo autorizzato anche qui, entriamo dentro Pokémon Go e quindi vedete qui che sta caricando il gioco, quindi Niantic The Pokémon Company. Dobbiamo semplicemente attendere il caricamento del gioco e fare il nostro login. Ok ragazzi, come vedete abbiamo la prima schermata, quindi ora facciamo l'accesso con Google e vediamo cosa succede. Ragazzi, ok, ci siamo. Siamo arrivati su Pokémon Go, è benissimo ragazzi, ci siamo qui. Guardate un po' dove siamo. Ragazzi, ora ci sono tante cose da spiegare. Questo ragazzi è il mio secondo account iOmegozzo, perché ho già un account primario, quindi questo diciamo che l'ho dedicato ai video di hack, queste cose qua informative. E ho un primo account ragazzi che ho dedicato diciamo interamente al sviluppo del livello personale fatto da me senza mod, che è Omega Official, una roba del genere. Quindi ho usato questo anche perché non volevo rovinare. Allora ragazzi, come funziona questa mod? Qui come vedete abbiamo una prima schermata. Qui abbiamo il tap che ci permette di camminare, quindi come vedete qui va piano, qui va a destra, qui va a sinistra. Comunque come vedete gira molto piano, ecco qui c'è un Pokéstop e come vedete siamo praticamente in Cina ragazzi. Vi spiego, in alto a destra, cioè ragazzi in alto, c'è un tasto home, un tasto teleport e un tasto walk. Allora il tasto home ragazzi ci dovrebbe riportare alla nostra locazione, quindi a casa mia, solo che è un po' glitchato e non so se funzioni. Comunque e lasciamo stare poco serve e vi farò vedere tutte le altre cose illustrative. Comunque aggiornate sempre questa applicazione, basta andare sullo store e vedere se c'è un aggiornamento come ho fatto vedere. Teleport ragazzi, dobbiamo semplicemente inserire la latitudine e la longitudine e noi verremo teletrasportati in quel posto, quindi facilmente possiamo andare a trovare tutti i tipi di Pokémon che vogliamo. Possiamo teletrasportarci a mare, a New York, a Mosca, in Africa, in Vietnam, dove volete raga. E in alto, in basso a destra, scusate raga, ci dice anche latitudine e longitudine, quindi c'è scritto praticamente tutto. La cosa che ci interessa di più a noi è la tipo di camminata, quindi io vi dico sempre, vi consiglio, mettete il radar puntato verso nord, così lui cammina e si orienta proprio verso quel lato, perché sennò il radar funziona un po' a caso. Poi ragazzi, il terzo pallino c'è run, move e drive e walk. Allora ragazzi, possiamo dire che walk è quello che avevamo adesso, quindi walk cammina, quindi facile. Oh ragazzi, guardate, abbiamo trovato uno Squirtle. Ragazzi, abbiamo uno Squirtle e io me lo prendo subito ovviamente, raga. Che Squirtle qua mi mancava, tipo, comunque è un account a cazzeggio, raga, tanto non me ne faccio niente. Ho preso ragazzi, attenzione, mamma mia, perfetto, abbiamo Squirtle che non ce l'avevo su questo account, vabbè, amico. Dicevo ragazzi, come vedete in questa zona ci si trovano molti Pokémon, quindi qui siamo in Giappone, però potete teletrasportarvi dove volete. Quindi dicevo, se mettete run ragazzi, mettete sempre puntato verso nord, lui vedete cammina, aspettate, mettiamo questa tipo qui, ecco vedete, lui inizia a correre, quindi run in inglese significa correre, lo sapevate, e quindi vedete ragazzi, lui si inizia a muovere verso dove noi lo muoviamo, quindi molto facile e molto veloce. Mentre ragazzi, per quanto riguarda drive, è lui come se fosse in macchina, quindi va praticamente veloce, quindi vedete come si sposta velocemente, però io ragazzi questo lo sconsiglio, anche perché insomma così vi perdete i Pokéstop e i Pokémon, quindi semplicemente usate la versione run. Ultima cosa prima della conclusione del video ragazzi, non usate drive e andate troppo veloce, perché comunque non so, a parte che se usate questo trucco troppo eccessivamente vi bannano. Questo cosa significa? Che se prima siete a Napoli, per esempio, e poi vi teletrasportate in Africa del Sud, la Niantic lo capisce e dice: com'è possibile che questo in un secondo ha fatto 5.000-7.000 km? Quindi la Niantic se ne accorge e vi banna. Per quanto il ban, per come funziona il ban, ragazzi, praticamente vi bannano prima per 4 ore. Se siete bannati per 4 ore, tipo un mio amico è stato bannato per 10 minuti, non lo so. Quindi se venite bannati per 4 ore, dopo vi risbannano. E se ne fate un eccessivo uso, quindi continuate a teletrasportarvi prima lì, poi qui, poi là, poi là, poi là, vi bannano permanentemente e dovrete cambiare account. Quindi ragazzi, semplicemente i Pokémon comunque li trovate ovunque, non vi teletrasportate dall'altra parte del mondo, ma potete comunque averli sotto casa i Pokémon.
Ecco ragazzi, abbiamo già catturato un'altra roba, chiamiamo Clefairy, ok? Attenzione, questo non ce l'avevo tipo. Ok ragazzi, quindi niente, è tutto qua, quindi come vedete la mod è questa, i passi sono semplici per installarli, in descrizione comunque trovate, come vi ho detto, un altro piccolo tutorial piccolino scritto così tanto per indicarvi i passi se non li avete capiti, nella descrizione. Un'ultima cosa ragazzi, come vi ho detto, non vi incito a usare questi trucchi, è solo un video informativo per chi magari non può usarli e li può usare, ma ragazzi, io ho già un account che si chiama Gema Official e lo sto usando lealmente, quindi... Questo è un video informativo, inutile ragazzi che vi incazzate, volevo soltanto fare il video che comunque mi era stato proposto da un mio amico che ringrazio in questo video. E ragazzi, quindi per questo video è tutto, Omega vi saluta. Ragazzi, come detto anche in precedenza, se questo video supera i 2000 like, quindi mi raccomando, pollicione in su, vi porto domani stesso o insomma come posso dopodomani il video del tutorial su Android. Mi raccomando, statevi bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non jailbreak, non Mac, ragazzi, facilissimo da installare. Omega vi saluta ragazzi, pollicione e un commento ragazzi se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, se ci siete riusciti, non lo so, quello che volete. Ci becchiamo al prossimo video, ciao! Vi sfido a trovare Mewtwo, trovate Mewtwo!